tutte, bentornate nel mio canale. Allora, oggi parleremo di prodotti fantastici low cost e precisamente dei prodotti della Lidl. Quindi iniziamo con il primo prodotto. Eccolo qua. Questo prodotto penso che lo conosciate in tante, è il Chien della Chien o Chen, non ho mai capito come si pronuncia effettivamente il nome. È giornalino shampoo giorno per giorno con estratto di 7 erbe aloe vera. Io lo sto utilizzando da un pochino, da un paio di settimane, infatti vedete che ne manca un po', perché lo sapete che io recensisco i prodotti solo dopo averli provati, non dico abbondantemente, ma un bel po'. Questo prodotto è ottimo, lava i capelli perfettamente, non dà fastidio in testa, quindi non dà prurito, i capelli sono morbidi, sono puliti e sono anche profumati e mi trovo veramente bene. Ve lo faccio vedere, ecco qua, è questo. Ed è anche conveniente perché costa 99 centesimi, se non sbaglio, 500 ml. Ecco qui. Sempre della Chien, ecco qui che vi faccio vedere il Body Milk. Allora, questo è il Body Milk Rich Intensive Almond Oil, quindi all'olio di mandorle, 24 ore Hydro Balance for Dry Skin, quindi per la pelle del corpo. Ecco qui, questo è il prodotto. Come vedete è un bel flaconcione che praticamente sono 500 ml per 2 euro e 2,30 euro, nemmeno, più o meno quel prezzo lì. Vi devo garantire che, a parte il profumo buonissimo, la consistenza è abbastanza cremosa, però non è soft, tipo la Nivea Soft, non è sorbettata, non so come spiegarvi. Comunque è abbastanza nutriente, si sente, insomma, quando lo spalmiamo sulle gambe, sulle braccia, insomma sul corpo, sentiamo proprio una texture ricca. Quindi chi ha la pelle grassa lo sconsiglio. Ce ne sono due tipi, c'è questo tipo qui, che è senza paraffina, senza con un inci abbastanza buono, e poi c'è l'altro tipo con avocado, se non sbaglio, col tappo azzurro ed è pieno di paraffina. C'è proprio al secondo posto, al terzo posto la paraffina liquida, quindi ho preferito acquistare questo. Ecco un altro prodotto della Chien, questo è un sapone cremoso arancia e bianco, ve lo faccio vedere nel dettaglio. Anche la confezione è molto carina, sono 500 ml per 90 centesimi, 99 centesimi, una cosa del genere, non ricordo bene il prezzo. Ci sono anche di altre colorazioni, rosa, bianco, con altre fragranze, però ho preferito prendere questo perché io l'ho comprato prettamente per detergermi il viso la mattina. Quindi la sera mi strucco con un altro prodotto che poi vi farò vedere, e invece la mattina utilizzo questo, dà un profumo di arancia buonissimo, non dà fastidio alla pelle. Io dovevo prendere quell'altro, il famosissimo Intimate Body Wash, sempre della Chien, il flacone sempre di mezzo litro. Non sono riuscita a trovare da nessuna parte, giuro. Ho cercato in quasi tutti i Lidl che conosco e ancora non l'ho trovato. Cioè, magari c'era, però era finito. Quindi attendiamo e ne farò una scorta, secondo me, annuale, perché non l'ho trovato da nessuna parte. E niente, questo è, non dà fastidio alla pelle, ha un buon profumo di arancia e si può utilizzare penso un po' per tutto, insomma. Non so se si può usare anche per i capelli come quell'altro, molte ragazze lo stanno utilizzando per i capelli. Questo vi posso garantire che per il viso è fantastico. Un altro prodotto sempre della Chien è questo, ve ne parlavo prima, per struccarmi praticamente la sera quando io mi strucco, poi vi farò vedere con cosa mi strucco. Praticamente è una review. Mi strucco con voi, tra virgolette. Allora, questo è acqua rich per uso quotidiano, quindi detergente e sfogliante per pelli normali, for normal combination skin. Vabbè, io non sapete le lingue, non sono molto pratica, però è un prodotto, è un leggero scrub, ve lo faccio vedere, ecco qui. Sono 150 ml per la modica cifra di 1 euro e qualcosa, adesso non ricordo tutti i prezzi, però potete capire che la Lidl non ha prezzi esorbitanti con i prodotti della Chien. Ed è un detergente che io lo utilizzo con la spazzolina, quella della Sephora. Mi trovo molto bene perché veramente
pulisce in profondità la pelle, non irrita, non dà fastidio e non secca la pelle. Nonostante tutto che è un peeling, quindi ha dei micro granulini all'interno, poi è comodo perché vedete anche l'apertura pratica e non secca la pelle. Questa è una cosa molto molto, secondo me, importante, ecco. Allora, un altro prodotto sempre della Cien è questo latte detergente struccante a fiori di loto e seta. Ha cambiato il packaging, non so se vi ricordate il packaging della sempre della Cien, del latte detergente, quello vecchio, che era packaging normale. Io volevo andarlo a comprare, non l'ho trovato, ho domandato e mi hanno detto che era cambiato il packaging, però il prodotto all'interno è sempre lo stesso. Sono 250 ml, per anche questo costava un euro e qualcosa, adesso non ricordo, e è carino perché innanzitutto ve lo faccio vedere al tappo rosa. Vediamo se si vede. Ah, il tappo rosa, il beccuccio, che è anche più comodo perché non devo continuamente sollevarlo e versare il prodotto sul dischetto, ma lo lascio lì e faccio due, tre puff puff e praticamente mi è comodo, insomma, perché magari, ecco, il problema della bottiglietta di molti prodotti in crema, quando si vanno a girare magari ne esce troppo. A me capitava con altri latti detergenti che veramente squibbavano, facevano squib e ne versavo troppo sul dischetto. Invece questo ha dosatore, basta uno zig e veramente strucca, la pelle la lascia morbida ed è eccezionale, ottimo, veramente tantissimo. Sempre in tema di strucco, questo è il nuovo packaging del Facial Toner Refreshing, quindi del tonico della Cien, sempre fiori di loto e seta. Allora, questo è un tonico con una goccina di alcol denaturato all'interno, appunto per la pelle, presumo, grassa, quindi non per la pelle secca. Io lo sto utilizzando e mi trovo benissimo. E anche questo, hanno cambiato il packaging. Prima c'era il packaging normale dove uno doveva per forza girare e versare sul dischetto. Adesso invece c'è questo simpaticissimo praticamente tappo, questo che si poggia praticamente il dischetto sopra questo puff, si fanno due o tre pressioni e il dischetto si leve di prodotto. E anche questo è comodo perché non devo tutte le volte prenderlo e versarlo, lo lascio sul mobiletto e arrivo io con il dischetto. Veramente comodo. Allora, mi trovo bene. Nonostante tutto ho visto recensioni leggermente negative perché praticamente è un pochino schiumoso, vedete? Fa un po' di schiuma. Però, perché molte ragazze lo stanno utilizzando come acqua micellare, ma non lo so, non l'ho mai provato, proverò anche questo perché tanto comunque per il prezzo che ha. Però io lo sto usando come tonico dopo che mi sono lavata la faccia, dopo che mi sono struccata, tutto quanto, e mi trovo bene, non mi ha dato problemi fino adesso e ne ho usato un bel po', quindi sapete. Io prima utilizzo tanto, dopo ne parlo, almeno posso parlarne o bene o male, perché subito la mia pelle purtroppo non reagisce, ci vuole un po' di tempo. L'ultimo prodotto della Lidl, che vi faccio vedere sempre, della Cien Med, è questo. Guardate che carino. Allora, questo è un prodotto nuovo che non avevo mai visto, cioè tutta la linea mani, viso e corpo. È praticamente una crema di 100 ml, che costa 1,49 euro, come crema idratante viso. Questa è una Rich Moisturizing Face Cream, quindi praticamente un Hydro Active Complex. Questa è una crema che, a quanto ho letto e mi sono informata, esisteva anche prima, non aveva un buon inci perché aveva la protezione solare. Questa è la protezione solare, almeno non ce l'ha. L'unica cosa che, essendo una crema ricca, allora perché l'ho comprata avendo la pelle secca? Perché purtroppo d'inverno, la pelle grassa, scusate, perché purtroppo d'inverno
mi diventa secca e mi si spella, cioè le pellicine, quindi non è che la utilizzo tutti i giorni, la utilizzo magari due volte, tre volte alla settimana, la metto la sera, invece di mettere la solita crema che utilizzo per i puffoletti, utilizzo questa crema qua, ma giusto veramente un goccino, ma proprio una puntina messa sul viso, la faccio, diciamo, la spalmo bene bene, però la mattina non mi ha dato problemi. Allora, premetto, io l'ho utilizzata una volta sola perché all'interno contiene olio di mandorle dolci e olio di cacao, olio di mandorle dolci e burro di cacao e il Paki Butter, quindi contiene praticamente, no, adesso io mi picchierò da sola che ho sbagliato gli ingredienti. Allora, questa crema qua, gli ingredienti naturali all'interno che contiene sono, allora, il Paki Butter, quindi olio di burro di karité e il burro di cacao. Dove ho visto l'olio di mandorle dolci? Non lo so. Vabbè, non c'è olio di mandorle dolci, c'è il burro di cacao e il burro di karité. Oh, comunque sono burri un pochino impegnativi, nel senso, per una pelle grassa non vanno bene, però ho notato che nonostante tutto che contenga burri, è una crema abbastanza soft, quindi si assorbe subito. Io prima di usarla sul viso l'ho usata sulle mani per vedere se aveva qualche reazione, qualche cosa, perché ho il viso è un pochino delicato, quindi cerco sempre di evitare, insomma. E non potevo non prenderla perché non ero 49, ho detto, quel che vada, la uso per le gambe e per le mani, quindi alla fine non niente di che. E niente, questa è, ve la faccio rivedere, la cosa carina è che c'è l'orsetto polare con la sciarpina. Un altro prodotto che non c'entra niente con la Lidl, mi struccante, è la Fio Kitty. Queste salviettine struccanti ce ne sono dentro 20 più 5 in omaggio, e queste qua le ho prese nel rifornitore dove vado io a prendere prodotti per capelli, parrucchieri, trucchi, make up, eccetera eccetera, ne ho parlato all'infinito senza fare nomi ovviamente perché non faccio pubblicità, e costavano 89 centesimi. Quando le ho viste ho fatto la scorta, ho detto, le sono prese 3 o 4 confezioni perché io le utilizzo, ne avevo sentito parlare bene, eccola qui la confezione, ne avevo sentito parlare bene, e quindi sì, l'inci non è dei migliori, ecco, però sulla mia pelle non danno problemi, non mi fanno nemmeno bruciare gli occhi, quindi secondo me è ottimo. E niente, questo era l'ultimo prodotto per oggi della mega review che ho fatto di prodotti low cost. Spero che vi siano piaciuti, se vi è piaciuto il video spolliciatelo in su, mi raccomando, io vi mando un grande bacio e vi saluto.